Ciao a tutti e bentornati da Karin. Vedete dove mi trovo adesso? In mezzo a dei mostri orripilanti, giganteschi, tumefatti, tutti marci. Avete capito dove sono, vero? Dentro Zookosis. E i peggiori mostri di sempre, cioè animali che sono stati trasformati da dei parassiti alieni, oggi cercheranno di farci fuori nei peggio modi. Qui abbiamo il cammello, il panda e il coccodrillo, l'alligatore. Sono orripilantemente mostruosi e giganteschi, ma guardate, c'è anche la gallina! E questo è il gorilla. Noi dobbiamo morfarci e possiamo trasformarci letteralmente in tutti i mostri che abbiamo appena visto. L'unica cosa che dobbiamo riuscire a fare è trovare l'ubicazione precisa nascosta di tutte queste morph per la mappa. Fatemi sapere qual è il vostro animale preferito qua sotto nei commenti al video, lasciatemi piace e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E ora siamo ufficialmente dei giga gorilla mutanti. E forse gli organi ci stanno anche uscendo dalla pancia. Beh, direi che la schiena non è messa affatto bene. E qua dietro che cosa c'è? Il canguro! I canguri sono tra gli animali più amati dalla popolazione mondiale. Tutti amano i canguri. Ma questo tipo di canguro forse verrà amato un po' meno, perché questa è una bocca enorme, un pozzo senza fondo. Mio Dio, che denti! È un canguro mutante, sì, anche lui. Vi do già la prima scelta: meglio il canguro mutante o il gorilla? Secondo me il gorilla era più bello visivamente parlando, però il canguro è così cute. Si può essere cute anche se si è dei mostri? Non lo so. Qua dentro c'è qualcosa. Sembra un buco nel terreno. C'è un passaggio segreto. Che zona è mai questa? No, ci sono delle morfe anche qui sotto. C'è il rinoceronte. Aspettate, qui ci sono tutte le morph, non voglio spoilerarmele, meno male che sono tutte oscurate, ma sono fatte veramente benissimo. C'è poca luce qua sotto, ma vedo già che il rinoceronte fa veramente impressione. Guardate la schiena con tutti questi mega spunzoni, la bocca, gli occhi, le zampe. Che artigli. Mi viene da buttarmi così dentro lo schermo per guardare tutto. Ma qua in fondo ce n'è un'altra. Piano piano il rinoceronte cammina e ci siamo presi Spider. Volete dirmi che ho preso la morph del ragno? Me ne esco da questo luogo oscuro e spaventoso, perché sicuramente fuori ci saranno nuove morph ad aspettarci. E voi lo sapete che io le colleziono tutte quante insieme a voi, quindi rimanete con me fino alla fine per scoprire l'ubicazione di ogni morph. Che cosa esce dal di dietro di questo rinoceronte? Scusate, ma sono un attimo spaventata. Che cos'è sta roba? Sta uscendo un parassita da lì. No, non voglio avvicinarmi ulteriormente. Rinoceronte, sei veramente schifoso, non posso aggiungere altro sul tuo conto. Ma aspettate, 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 qua ce n'è un'altra. Crocodile, abbiamo trovato il coccodrillo. Coccodrillo con queste zampe da ragno che gli escono da tutti gli organi, dalla pancia, dai polmoni, dall'intestino. Ha spunzoni ovunque, la bocca è letteralmente andata male. Guardate, putrescente, piena di muffa. Sta marcendo letteralmente. Non so che facce farò oggi in questo video, ma farò sicuramente delle espressioni, non so, disgustate. Per quanto ste morph sì siano belle, ma al contempo mettono anche un po' di ansia. Ma non ci fermiamo, continuiamo a cercare, perché abbiamo appena trovato la zebra. Se siete spaventati dai ragni, chiudete gli occhi, perché devo vedere anche questa morph qua, che in realtà non è un ragno, ha le zampe da ragno, ma è uno squalo, è un pesce. Sembrerebbe effettivamente uno squalo, ma anche lui ha tutti questi parassiti che gli escono da ogni dove, dalle braccia anche voi. Oh mio Dio, che avanzata! Proprio nella bocca che cosa c'ha? Oddio, c'è il parassita che sta uscendo, lo vedete? Si vede dentro di lui! Oh santo cielo! Devo cercare di non sforzare troppo la mia faccia a fare espressioni orripilanti oggi, ve lo giuro. E abbiamo trovato anche il lupo! Beh, ho la sensazione che di morph oggi ce ne saranno parecchie. Parecchie da vedere! Bello il lupo! È molto più piccolo degli altri. Ha la coda che sembra un cactus, una pianta grassa, di quelle che quando le tocchi ti buchi le dita e ti ci rimangono dentro le spine. La bocca non è affatto male. Quanti denti hai? Ragazzi, scrivete un numero da 1 a 400, ditemi quanti denti ha secondo voi sto maledetto lupo. Ho zoomato più che potevo. Le zampe fanno paura, sono stranissime, ma come fai a camminare con sti cosi strani? Ma anche la tua corsa è un po'...
non lo so, stranetta, eh? Non voglio farti body shaming, ma hai anche dei buchi e ti si vede letteralmente attraverso. Ma non abbiamo ancora visto la zebra, che sì, l'abbiamo presa, ma non l'abbiamo ancora utilizzata. È strabuio in questa zona, non si vede una ceppa. Ma come corre? Ma cos'è? Sei tutta tumefatta, sei tutta sgrignoccolata le ossa, ma che roba è? Oh mio Dio, ma questi sono denti, che cosa sono? Mi sto guardando dentro, vedo dentro di lei. Oddio, non so se voglio guardare. Sembra un po' una giraffa e un po' una zebra, perché il collo lì si è tutto allungato e il muso che è stato tipo bruciato, ma fa stra paura. Tutte ste articolazioni sulla schiena, ma che cosa sto vedendo? Scrivete nei commenti, zebra, ma tutto ok? C'è bisogno di capire se sta bene. Voglio rimettere il coccodrillo perché c'ha queste zampette mosce che gli cadono giù lungo il corpo, ma in realtà poi cammina con le zampe di ragno. Cioè, volevo farvi notare questa cosa che è letteralmente spaventosa. Devo continuare a girare per la mappa perché sicuramente ci sono un sacco di altri morph che ancora non abbiamo trovato. Infatti qua sui tavolini abbiamo trovato il cammello, quello che si è visto all'inizio, e in questa zona acquosa c'è l'ippo, che è l'ippopotamo. Beh, in effetti gli ippopotami adorano stare in acqua, quindi tutto torna. Vedete? Qua c'è proprio la zona subacquea. Ora col coccodrillo è perfetta, però sto coccodrillo non cammina più con le due zampe, quindi forse è diventato un animale che non sta neanche più in acqua, io non lo so. Ecco l'ippopotamo, è gigantesco, ma è praticamente incastrato nella terra. Possiamo provare a uscire? Letteralmente piantato di testa, ma che roba è? Niente, mi sono resettata la morfa, sono tornata all'inizio, ma aspettate, sbaglio o è letteralmente la morph più grande che abbiamo trovato finora? È enorme, cioè occupa letteralmente mezza mappa. Solo la parte davanti della bocca, che non vorrei finire tra queste fauci, sinceramente penso che mi spezzerebbe le ossa in un nanosecondo. Guardate quanto è enorme, ma poi sulla schiena tutte queste, sti sbozzoli, sembrano mirtilli giganti pronti a esplodere. Sembra lì lì per fare boom. Non vorrei essere nelle vicinanze né sentire l'odore dello schifo che esce da questi robi. Prendiamoci anche questa morph, e è l'elefante. Amici e amiche, avevo detto che questa è la morph più grande di tutte tra quelle trovate fino adesso, ma ho il sospetto che l'elefante potrebbe essere ancora più gigantesco. Siete pronti a vedere l'elefante? Ecco, guardate quanto è grosso. No, non ci posso credere. Cioè, mettiamo lo zoom come ce l'avevamo prima col coccodrillo e il lupo. Questo è letteralmente 7-8 volte loro. Ma che cos'ha sulla schiena? È una bocca? È una gigantesca bocca? Guardate sul sederotto, non si può neanche mettere seduto, poverino. Tutti sti spunzoni non credo che glielo permettano. Ma cosa hai fatto? Anche lui ha gli sboxolings qui, che io non so neanche più che nome dare alle cose. Ma la schiena è la parte più schifosa, è la parte più orripilante, il collo. Ma che roba è? È tutto orripilante l'elefante, cioè è un ammasso di cose orride e spaventose. I tentacoli che si muovono dalla bocca, le zanne lunghe 3 km, quei dentacci lì schifosi, due proboscidi che si squartano a metà nel muso, la schiena con queste specie di, non lo so, aculei. Io penso che l'elefante abbia nettamente superato tutti gli altri in bruttezza, number one. Ditemi voi quale tra tutti questi animali orripilanti di Zoocosis vi spaventa di più visivamente, quale vi inquieta più di tutti. Non so se da questa parte c'è qualcos'altro, però là dentro ci si può effettivamente entrare. Sono un attimo tornata a me stessa perché riesco a girare un po' meglio nella mappa e provo a rientrare dove eravamo prima. Ma mentre passavo, guardate un po' che cosa ho visto qui nelle vicinanze. La giraffa. Vi ho detto che la zebra era molto simile alla giraffa perché gli sarà allungato il collo. Ma facciamoci un giretto da queste parti e prendiamoci qualche altra morph, perché qui c'è il chicken, il pollettino, e qua Snake, c'è anche il serpente. Adoro. La mappa è veramente, veramente fatta bene. Ci sono tutte le gabbie dei vari animali e l'atmosfera è molto inquietante. Quindi direi che è un 10. Questa mappa è veramente un 10. Dateli anche voi nei commenti un voto da 1 a 10 e fatemi sapere cosa ne pensate. Ma io ho adocchiato un'altra morfo sui tavolini. Eccola qua, c'è il Parasite. È il maledetto parassita, quello che ha infestato tutti quanti gli animali. E là in fondo, a quei tavolini laggiù, bella nascosta, c'è un'altra morph che ora ci andiamo a prendere. Ma ce n'è una anche lì! Beh, mi trasformo in serpente. Oddio, guardate,
fermatelo, non è più un serpente, è diventato ufficialmente un millepiedi, ma poi vola, ha il potere di volare. Che cos'è questa cosa gravitazionale svolacchiante? È praticamente impossibile da vedere. Marcio, totalmente marcio, con la bava alla bocca, sintomo di mala digestione, gli occhi ormai tumefatti, è veramente orrido. Guardate come si muove, sembra che abbia le convulsioni, poverino. Beh, i serpenti non hanno i piedi, ma questo ne ha mille. Può ancora essere chiamato serpente? Non lo so, sicuramente mutante sì. E abbiamo anche Sheep, che significa pecora. Ma è il momento di cambiare morph e guardarsi un'altra di quelle nuove che ci siamo appena prese. Il suo movimento non è affatto carino, si muove in modo abbastanza strano e anche questo sembra un millepiedi. Abbiamo capito perché tutti i mostri di Zoocosi hanno così tante zampe e piedi strani, perché il parassita ha mille piedi strani, effettivamente, tutte queste protuberanze. I denti, che si ripresentano quasi in ogni mostro, questi sono muscoli scoperti. Le zampe, ne ha quattro di mani. I piedi non ho neanche voglia di contarli. Beh, sto strisciando letteralmente. Questo sì che è brutto comunque, mamma mia. Non riesco neanche a guardarlo in faccia. E ci andiamo a prendere un'altra morph che è qua sui tavolini. È il pinguino! Beh, guardiamocelo subito il pinguino. Guardate il becco! Peccato che qui c'è poca luce, dobbiamo andare dove c'è un pochino più di luce. Il becco si apre in quattro parti e le ali sono diventate enormi. Lo sapete che i pinguini hanno delle ali piccolissime, sembra tipo un pipistrello, un servitore di Dracula. Sicuramente fa molta paura questo pinguino, non vorrei assolutamente avercelo vicino. Di solito i pinguini sono così carini, cute, coccolosi, questo non lo è per niente. Proviamo a buttarci nell'acqua, tante volte sott'acqua c'è qualche morph. Facciamo un po' di chaff chaff, tanto i pinguini piace stare in acqua, sono dentro di lui. Questa è la visuale da dentro il pinguino. No, non ci sono morph subacquee. Peccato, speravo di prenderne qualcuna sott'acqua, invece nada. Ma non abbiamo ancora visto tutte le morph, ci manca infatti il cammello, la gallina, la pecora e la giraffa. Vediamo quanto è grande la giraffa. Beh, direi che le proporzioni sono adeguate, sono veramente grosse queste zampe orripilanti. Cioè, queste che sono marcite, praticamente grigie, in cancrena, è strabuzzato con tutti gli organi di fuori e le zampe di dietro sono all'insù. Devo dire che stanotte probabilmente farò degli incubi e poi domani ve li racconterò in live. Mentre gironzoliamo alla ricerca di altre morph sotto forma di questa giraffa, che mamma mia è incommentabile, non so neanche se voglio commentare il suo modo di fare, di muovere, nulla voglio commentare, che poi è squartata anche nella bocca, praticamente fin qua a mezzo collo. Vediamoci il cammello se è più grosso della giraffa. No dai, forse è lievemente più piccolo. La giraffa occupa ancora più spazio, anche lui è mezzo squartato nella bocca, la smascella, la smandibola tutta. Queste zampine ballerine sotto il corpo che ondeggiano. Ragazzi, fatemi la classifica dei vostri tre mostri preferiti tra tutti quelli che abbiamo trovato finora. So che fanno tutti abbastanza paura, ma ditemi quelli che vi piacciono di più. Manca ancora da vedere la gallina. Beh, ha tipo delle zampe strane dentro le ali, qualcosa di brutto che gli esce dal di dietro e non voglio neanche sapere che cos'è. È un osso, credo. Mi sa che è un pezzo di spina dorsale. E in faccia come siamo messi? Male, molto male anche in faccia. Forse la meno peggio è la gallina, fa meno paura di tutti, dai. È la più accettabile, ma non vorrei in casa nemmeno lei, grazie. Qua che c'è un po' più di luce, ci possiamo vedere un po' meglio queste morph, e c'è la pecora ragno. Si muovono benissimo le zampe di ragno, sembra un ragno veramente, aiuto. E sotto le sue zampettine, che ormai sembrano praticamente inutilizzabili, come se fossero lì attaccate, ma per grazia divina, come si suol dire, attaccate proprio per sbaglio. Ha tutta la schiena scoperta, scarnificata con le ossa di fuori. Oh mio Dio, e la faccia non ne voglio neanche parlare. Un occhio viola, rossissimo, sta per uscire dall'orbita, mentre l'altro è totalmente cieco. Di sicuro non te lo darei un bacino, te lo giuro, non te lo darei. Guardate come si aggira, sembra un vero ragno visto da dietro. È veramente orrenda. Spero che nessuno nei commenti abbia paura dei ragni, perché sennò siamo messi malissimo. Ora, io non so più quale strade ho fatto e quali non ho fatto, ma ci orientiamo guardando da lontano. Infatti laggiù vedo un'altra morph che non abbiamo ancora preso. Ci dirigiamo proprio da lei. Stiamo arrivando, piccolina. Nuovo mostro di Zoocosi da prendere. Vediamo qual è.
Deer, il cervo, la renna. Oh santo cielo, guardate il palco di corna. Si chiama così, palco. Ed è giga enorme. Non ho mai visto delle corna così giganti. La bocca squartata. Oddio, non vorrei mai essere divorata da questi denti. Ma anche una bocca qua nel petto, che arriva praticamente fino al sedere. Grossissima, enorme, incavalcabile perché piena di spunzoni. Devo dire che questa mi piace veramente un sacco come morfo, stupenda. Questa zona non l'abbiamo ancora esplorata perché è la prima volta che la vedo, quindi ci buttiamo dentro. Cosa sono queste bombe? Ho paura. Non le tocchiamo, andiamo dalla morph e è il pig, maiale. Anche qua dentro non ci siamo ancora stati, eh. Si può entrare? Forse si può entrare dentro. Proviamo a vedere cosa c'è. No, sembra proprio che non ci sia niente qua all'interno. Lassù la vedete la luna? Se vedete la luna scrivete luna nei commenti adesso. Ce la fai a uscire con queste corna? Ok, ce l'abbiamo fatta uscire, non so come, ma ce l'abbiamo fatta. È una voliera, che cos'è? È gigante. Mi sa che qua c'era qualche tipo di uccello. Lo sto guardando da super 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 lontano. Se guardiamo così dall'alto possiamo anche notare se c'è qualche morph in giro che ancora non abbiamo preso. Ma ora mettiamo la morph del maiale, che secondo me è raccapricciante, perché dalle zampette che ha lui sotto sono sbucate ai lati delle altre zampe. Molto strane, molto brutte. Sembrano quasi zampe di rana. Sono schifose. Oggi le parole che ho usato di più è schifoso, orripilante, disgustoso. Beh, non credo che ci siano altri modi per definire queste morte, d'altronde. Saltello un po' qua, che questa è proprio la zona dei maiali e delle pecore, secondo me. Vediamo se c'è una morph nascosta qua dentro. Non vedo nulla. Guardiamo dall'alto. C'è una morph, che bello, ce n'è una. Le abbiamo prese quasi tutte, ce ne mancano veramente poche. Ed è la mucca, oddio, bella sembra. Vediamo com'è, ora me la metto. Intanto se c'è qualche altra morph che vi piace particolarmente, ditemelo nei commenti, così so anche le vostre preferite. A me è piaciuta tantissimo quella del coccodrillo e quella dell'elefante. E ora devo vedere se posso entrare qua dentro, perché se mi fa entrare, vediamo, no, sono troppo grosso. Provo a mettere la morph questa qui, che è piccolina, e vedrai. Ah, con questa mi fa entrare. Questa è una caverna. Chi c'è dentro la caverna? Il panda. Qui vedete ci sono tutte le teche dove dovrebbero esserci svariati animali dentro. Solo che ovviamente è tutto vuoto perché gli animali siamo noi. No, il panda sembra gigantesco. È molto bello. Sono venuta qua dove c'è molta luce, perché essendo molto scuro il panda sennò non si vedeva niente. Anche lui ha dei tentacoli che escono ai lati del corpo, e la bocca non lo so cos'è diventata. Secondo me questo è il parassita, vedete, che ha preso possesso del suo corpo e sta letteralmente uscendo. Bellissimo il panda, lo amo, stupendo. Forse nella mia top 3 ci finisce anche lui. Ci manca da vedere anche la mucca, che ho preso ma ancora non l'avevamo vista. La mucca ha veramente qualsiasi cosa che gli esce dal corpo, anche lei raccapricciante, ma forse è una delle meno raccapriccianti e una delle più normali. Dai, insieme alla gallina sono rimaste quasi intatte. Dico quasi perché non sono proprio intatte, però rispetto magari all'elefante. Beh, se qualcuno se lo fosse scordato, eccolo qua l'elefante. Oh mio Dio, qui alla luce sembra ancora più gigantesco e strano. Entro dentro la sua bocca. Oddio, oddio. Beh, amici e amiche, direi che per oggi è tutto. Abbiamo trovato un sacco di morph bellissime. Fatemi sapere quali sono le vostre preferite. Lasciate mi piace, iscrivetevi al canale e ciao!